Grazie molto, Letizia Moratti. Sono molto lieto di essere qui in questo momento della mia visita di Stato in Kenya, insieme al Vice Ministro degli Esteri, alla delegazione della mia compagna, per conoscere direttamente questa iniziativa della Fondazione e poter esprimere il ringraziamento e l'apprezzamento per l'attività che svolge. Ringraziando anche coloro che partecipano alla Fondazione, coloro che la sostengono. Gli obiettivi sono, che lei ha così chiaramente illustrato, sono di grande importanza. È uno degli elementi che fa notare quanto sia autentico, pieno, intenso il rapporto di collaborazione fra Kenya e Italia. Noi abbiamo un magnifico rapporto di amicizia fra questi due paesi. Abbiamo un rapporto di collaborazione pieno, va crescendo. E questo contributo verso le nuove generazioni, per l'imprenditoria, per trasmettere non soltanto capacità, formare capacità imprenditoriali, ma anche per mantenere poi contatti operativi, anche collaborativi con imprese già esperte, è di particolare rilievo. Vedo dalle definizioni delle varie postazioni la varietà dei settori in cui ci si impegna, ci si riversa, si formano capacità. È davvero un'iniziativa per la quale esprimo apprezzamento e riconoscenza. Il futuro di Africa e Europa è necessariamente un futuro comune, ma in questo ambito il rapporto tra Kenya e Italia è esemplare, un rapporto di piena collaborazione, di piena sintonia. Questo momento di questa visita è particolarmente gradito. Grazie per quanto fatto. Bikia is a leading manufacturer of products from honey. Affascinante. So from bees to nuts, there's a great variety of products. Welcome, Your Excellency. Benvenuto, Presidente. My name is Patrick Katiambo, the Sector Lead for Renewable Energy. And as you know, Kenya is the leader in renewable energy in sub-Saharan Africa. Il Kenya è leader nell'Africa subsahariana per le rinnovabili. And Nona is she's in efficient cooking and she produces and heating technologies. Is using spirit, and we are aware that Italy is the leading in transforming this increased in Crisanteno in one of the cities there, and renewable in making spirit for fuel. Produciamo batterie solari prodotte dai rifiuti. And they have GPS tracking and 4G. Poi c'è anche il sistema GPS. To enable monitoring of energy usage in products. E poi ultimo, ma non per questo meno importante. Africa Collect Textiles. Abbiamo qui i tessili africani. So they use waste textile and uniforms to make bags. E dal materiale diciamo di scarto vengono poi prodotto dai giovani. Okay, welcome. My name is Grace. Our company is J-Lo Collections. We do leather textiles. Facciamo appunto queste. We work with communities, women in communities to make beadwork. Lavoriamo con le comunità locali, le donne fanno questi lavoro proprio a mano, come può vedere di questo tipo di lavorazione qua. Complimenti, sono molto elegante. They are very elegant. Thank you very much. Pure leather here. E tutto questo viene unicamente da quelle che sono le produzioni locali che vengono trasformate questo tipo di prodotti. Molto bello, complimenti. Congratulations.